Bene, Stefano, assessore qua a Gioveno, per questa serata avete fatto veramente grandi sforzi, l'organizzazione Calandretti, i presentatori con la nostra bellissima e bravissima Clara, Filippo De Lucia e voi del Comune di Gioveno, veramente un apporto importante. Ma è stato un grande lavoro di team per riuscire a portare a Gioveno per la prima volta il grande sport, grande spettacolo della box, Muay Thai e il K1. Quindi devo dire che il pubblico ci ha premiato, perché il tutto esaurito stasera era importante e c'è stato questo grande riscontro, ma soprattutto credo grazie comunque alla bravura di Scarpa e di Cocco, che hanno dato veramente quella qualità che serviva per fare una serata speciale. Clara, prego. Grazie, grazie mille. Sì, è stata una serata splendida perché veramente il pubblico di Gioveno, non solo di Gioveno, ha risposto alla grande e questo ha fatto sì che l'organizzazione si impegnasse già per la fine di maggio, per la notte dei gladiatori, proprio qui in questo splendido palazzetto dello sport, perché è veramente una meraviglia, un fiore all'occhiello. Quindi siete stati bravissimi, complimenti al comune di Gioveno, all'assessore allo sport Stefano Tiziani, bravi, complimenti. Continuate così perché è una realtà che non bisogna lasciare ferma, vuota, mai, sempre, organizzare continuamente. Gioiello, questo è il nostro gioiello e stiamo lavorando per far sì che veramente sia un po' il cuore pulsante dello sport giavenese. Amici di Musica Maestro, questa sera dal Palasport di Gioveno per un grande evento di sport. Roberto Cocco, complimenti. Grazie, grazie a tutti. Gran bel combattimento. Grazie mille, grazie per essere venuti. Direi che l'affluenza è stata veramente grandiosa, quella delle grandi occasioni, anche perché chi era sul ring meritava tanto pubblico e tanti applausi. Sono contento che sia piaciuto lo spettacolo. È bello sempre fare dei match non semplici, anche se sei in casa, ma combattuti, perché il pubblico vuole lo spettacolo e lo spettacolo va assicurato. Phil, a te per qualche domanda a Roberto. Ma Roberto, direi che anche questa sera ha dimostrato di fronte a un avversario giovane, ma che comunque aveva al suo attivo 5 vittorie e una sola sconfitta, ed era anche nella nazionale croata, di avere veramente una pulizia di pugilato unica, una capacità di gestire l'incontro importante. E comunque è un ragazzo che si farà questo qui. Questo qui è un ragazzo che si è già fatto, perché ha 5 match di pugilato, adesso 6, però ne vanta tanti nel K1, nell'MMA, ho già visto dei video su YouTube, è uno che ha girato il mondo, quindi abbastanza esperto, abbiamo lo stesso palmarès, qualche incontro di qua e di là per il mondo. Cosa dire? Dire che in questo momento il nostro pugilato in Piemonte è ai vertici incredibili, 5 campioni italiani, penso che non fosse mai accaduto. Sono contento che siamo riusciti a portare così tanti titoli a Torino, in Piemonte, non vedo l'ora di fare una serata unica con tutti i campioni piemontesi qui a Torino per difenderlo. Allora, Gio. Io direi di ringraziare per la disponibilità Roberto, è stato un piacere averti visto combattere questa sera, grazie per queste belle parole, diamo la linea alla regia, ci vediamo tra poco, ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Cari amici di Musica Maestro, sempre dal Palasport di Gioveno per questa bella serata, Andrea, è andata direi molto bene. Sì, sì, grazie di essere venuti, è stata una bella serata, ringrazio il Comune di Gioveno per averci ospitato, essere stato gentilissimi. Purtroppo si sa che è saltato il titolo, ma siamo riusciti a rimediare. Lo rifaremo, eh. Sicuramente qui a Gioveno non mancate, fine maggio, inizio giugno ci saremo. Grazie a Filippo De Lucia per la sua serietà, che ci è stato vicino e ci ha dato veramente una mano anche nel momento più disperato. Vero Filippo? No, ma
Effettivamente avere uno sfidante che si sfila due giorni prima dell'incontro ha messo un po' in difficoltà. Devo dire che la Calandretti Promotion e tutti coloro che hanno dato una mano, Pasqualino, Dino Orso, sono stati meravigliosi. Siamo riusciti a fare comunque una serata internazionale a Giaveno e questo era importante. Direi che questo Benjamin purtroppo ha avuto questo blocco medico, ma è stato un incontro, era difficile, si vedeva che aveva esperienza, era difficile da colpire. Era un incassatore, molti sarebbero andati giù prima, lui infatti mi stupivo come non andava giù. Sono i classici pugili che sulla distanza già delle 10 riprese ti possono mettere tanto in difficoltà. Poi ha avuto due giorni di preavviso, è stato un grande, lo ringrazio, perché se il merito che uno diventa comunque bravo è anche grazie ai suoi avversari, quindi io ringrazio Benjamin e ringrazio tutti voi di essere venuti. Io ringrazio Clara Vercelli perché è stata fondamentale anche ancora una volta in tutto quello che è stato il supporto stampa, presentazione, supporto all'organizzazione. Cosa dire, Gio? Ti lascio la parola per salutare i nostri amici a casa. La serata è stata splendida, le immagini lo dimostrano, la disponibilità, come dicevi anche prima, grande pugilato in Piemonte. Questo è veramente importante, per cui è di rilevante importanza il fatto che per la prima volta ci ritroviamo con tanti campioni nel nostro Piemonte, o anche un incentivo per i giovani ad avvicinarci ad uno sport e non sempre al solito calcio. Esatto, sì, il pugilato fa bene alla mente, al corpo e anche a stare a contatto con gli altri. Ci vuole molto controllo, vero? Sì, sicuramente. Amici, vi salutiamo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.